anno, come stai e che sensazione hai dopo i primi allenamenti del 2014? Ma grazie anche a voi, tutto bene. Allenamenti ora si lavora tanto, si corre tanto per riprendere la marcia che abbiamo lasciato nel 2013. Finale 2013, il Carpi col Critico di Natale, 9 punti, 3 partite, è stata la squadra migliore della Serie B. Questo che significato ha, secondo te, e quanto pesa nell'equilibrio del campionato uno strappo del genere di chiusura all'Italia? Ma 30 punti non si aspettava nessuno agosto, e averli fatti ora significa che ne manca una ventina per raggiungere il nostro obiettivo. Pascio, tu hai avuto un bel regalo di Natale, di fine o di inizio anno, ti rinnovo. Hai rinnovato fino al 2016, ti leghi per una buona quantità di anni a questa società. Non dico che finirai con la carriera, ma diventi una bandiera importante, con un numero di presenze importanti nel tuo team. Ma qua mi trovo bene, ce l'ho già detto tante volte, ormai qua mi sento a casa e spero di restare qua a lungo in Serie B naturalmente e continuare così. Ma nell'album delle figure nei panini che ruolo ci dobbiamo mettere? Ma l'ho messo centrocampista, l'ho messo, per non sbagliarsi, hanno detto mettiamo a metà almeno. Leggendo i nomi del calcio mercato sui giornali di questi giorni, che idea vi siete fatti? Della società? Ma abbiamo dato via Gigi della Rocca, che c'è una grande perdita per noi, però quindi bisogna prendere uno all'altezza, per uno all'altezza della rosa, e i nomi che sto leggendo sono tutti forti, ma se uno viene qua ci dà una mano, cioè, per raggiungere i nostri punti, per raggiungere la salvezza più presto possibile, ben venga. Distraggono, infastidiscono o stimolano queste sessioni di mercato, soprattutto quella invernale che è a metà della stagione? No, stimolano, anche perché negli ultimi mesi abbiamo sempre quasi vinto, però ci abbiamo avuto anche delle difficoltà, nel senso che mancavano anche tanta gente, e ora poi si è infortunato Poli, quindi grandi perdite, quindi bisogna prendere i giocatori per essere sempre tutti a disposizione per avere la competizione della settimana giusta. Pascio, nella tua ideale classifica, tra i tuoi 5 campi, come qualità, intensità, personalità di gioco, questo dove lo metti? Sempre tenendo conto naturalmente che è scala tre categorie. Sì, no, naturalmente qua siamo in Serie B e forse non è proprio un'altra squadra, nel senso molto più esperta, molto più tecnica, però anche gli altri Carpi, quello dell'anno scorso e quello di 2 anni fa, diciamo che sono stati i più bei Carpi di questi anni. Però sei d'accordo sul fatto che, insomma, nelle ultime partite il Carpi aveva visto correre tanto di più dell'avversario, ma così tanto l'avevamo già visto correre anche gli altri anni. In certi momenti però giocare così bene a calcio, no. È vero, forse gli altri anni sì, è vero, correvamo come quest'anno, perché noi durante la settimana chi ci viene a vedere lo sa cosa facciamo, quanto facciamo, e quindi corriamo. È vero, nelle ultime partite abbiamo messo anche a palla a terra, abbiamo anche giocato bene, che magari gli anni scorsi sì, si correva più degli altri, poi veniva fuori l'individualità di qualcuno e vincevano le partite. Invece quest'anno giochiamo anche bene nelle ultime partite e andiamo avanti. Una delle cartoline più belle del genere andati in tutta la Serie B è il vostro gol a Lanciano, il secondo, mi riferisco. Sì, sì. Sì, sei stato protagonista. Sì, ha fatto non so quanti tocchi, sgrigna Memushai là, poi si è andata a me, l'ho ridata a Memushai, l'ho crossato, sì, Letizia ha fatto un bel gol. Come si sta sul controllo nuovo? Queste sono un po' basse, però sta bene. Senti, dov'è che si può migliorare questa squadra, secondo te? Ma fino a metà girone dicevo in casa, perché avevamo fatto una vittoria, un pareggio e poi quasi sconfitte. Ora nelle ultime partite non si può dire neanche quello, però c'è sempre da migliorare, cioè, ora ci aspetta un girone di ritorno sicuramente difficile, perché le squadre che va a incontrare devono anche loro raggiungere i loro obiettivi al più presto, quindi è ancora più difficile.